Sapete, il confronto elettorale è un po' accanito e tutti gli avversari, molti avversari, mi accusano di essere un storico difensore della centrale a carbone. Tanto per essere chiari, lo dico per l'ennesima volta e poi mi taccio per sempre, io sono contrario alla centrale a carbone, perché la centrale a carbone non è più un impianto che si può fare a saline ioniche, non serve a nessuno, non serve all'economia, perché l'economia sta per chiudere addirittura molte altre centrali in Italia, si figuri se c'è qualcuno che sente il bisogno di costruirne una nuova. Non serve più perché ormai l'energia elettrica non viene più prodotta essenzialmente dalle centrali a carbone o non, ma viene prodotta dagli stessi consumatori di energia elettrica con i pannelli solari. È un impianto, è una tecnologia che è cresciuta così tanto che ormai il consumatore è anche un produttore di energia elettrica, quindi la centrale a carbone non si farà, anche se è vero che quando mi hanno chiesto tanti anni fa cosa ne pensavo, io tecnicamente mi sono sempre dichiarato favorevole. È la stessa risposta che vi avrebbe dato un medico se gli avreste chiesto se ha paura del sangue. Penso che sia chiaro, e così la gente che si diverte, che ha come sport quello di tutte le mattine scrivere le stesse cose su Facebook, penso che possa cambiare sport. E così la finiamo una volta per tutte. Professore Minniti, ciao, bocca al lupo. Ecco qua. Per il resto mi voglio ripetere anche ora qui, facendo un'osservazione. La campagna elettorale sta per finire, tutti i candidati più o meno si sono presentati all'elettorato, chi più e chi meno vi hanno pure parlato dei loro programmi, e chi più e chi meno è ormai riconosciuto come una persona capace di amministrare o meno capace di amministrare. Noi andiamo dicendo da sempre abbiamo impostato la nostra campagna elettorale sul concetto del voto consapevole, non ci stancheremo mai di dirlo fino all'ultimo minuto della sera del 29, perché noi vogliamo vincere le elezioni se le persone hanno stima e hanno fiducia di noi. Noi non chiederemo e non abbiamo mai chiesto un voto solo perché qualcuno pensa che gli abbiamo fatto un favore. Noi non pretendiamo indietro nulla per i rapporti che ognuno di noi personali può aver avuto con gli elettori. Noi vogliamo il voto consapevole della gente che deve giudicare il nostro programma e la nostra esperienza, la nostra faccia. Questo lo deve fare come dovere di cittadinanza, perché non si può più continuare a votare la gente soltanto perché e il cugino ti ha fatto un piacere, gli devi dare il voto. Non barattate il voto per nessun favore ricevuto o promesso, altrimenti non cambierà mai nulla, così come nel passato si sono succedute sempre le varie amministrazioni, e puntualmente dopo un po' di tempo abbiamo cominciato a rilamentarci che le cose non funzionano, che l'amministrazione non è attenta ai bisogni dei cittadini, e tutte le storie che sentiamo dire e ripetute di anno in anno e di tornata elettorale a tornata elettorale. Noi pensiamo di amministrare questo comune in collaborazione con i cittadini, non contro i cittadini, perché pensiamo che non siamo tuttologi e non siamo in grado di conoscere tutti i bisogni del territorio e delle categorie, ed è per questo che abbiamo inserito nel nostro programma elettorale il concetto del bilancio partecipativo. Il bilancio partecipativo è un fatto rivoluzionario per questo comune e per ogni comune che volesse applicarlo, perché costringe l'amministrazione a confrontarsi con le associazioni di categorie, altrimenti è l'amministrazione chiusa che decide per la gente senza conoscere i bisogni della gente. Qualche amico mio, quando ho scritto questo programma, mi ricordo,
che mi ha detto: stai attento che il comune non è una onlus, perché io sono abituato, come sapete, a gestire delle onlus e a lavorare nel volontariato da ormai metà della mia vita. Ma è una buona palestra di allenamento avere lavorato nelle politiche sociali, perché il comune ha il dovere in primo luogo di garantire la politica sociale dei propri cittadini. Il comune non è lì per elargire contratti, appalti e quanto altro, è una parte, forse non la parte primaria e più importante di un comune, pensare esclusivamente agli appalti. Il comune ha il dovere di pensare alla politica sociale dei suoi cittadini, perché deve compensare le diseguaglianze che stanno ogni giorno di più rendendo larga questa forbice tra una classe politica abbiente e una classe sempre più ampia di poveri. Noi ci batteremo e noi difenderemo questa classe. Noi siamo qui per questo, per diminuire e per, non dico per annullare, ma per mitigare le disuguaglianze. Abbiamo scritto nel nostro programma che vogliamo rendere questo comune capace di essere in linea con tutti i comuni più virtuosi d'Italia per quanto riguarda la spesa sociale in percentuale del suo bilancio. Se noi potessimo realizzare questo programma in questo modo, anche questo sarebbe una rivoluzione. Mai si è pensato alla politica sociale. Il bilancio del comune è oberato di debiti e quella è una spesa ineludibile, così come l'energia elettrica, così come il costo del personale, così come i servizi primari, la spazzatura, l'acqua, eccetera. Quando si arriverà poi nella storia delle passate amministrazioni, quando si arriva a parlare di politica sociale, l'espressione usuale e ineludibile è: ma non ci abbiamo i soldi. Chi ha detto che non ci abbiamo i soldi per le politiche sociali? Il comune serve proprio per questo. Il comune deve guardare in faccia i propri cittadini. Non sono un codice fiscale per il comune e i propri cittadini. Deve quindi occuparsi primariamente di questo aspetto. Io ho una certa esperienza per questo e ho anche una certa esperienza nella gestione di enti complessi. Ho lavorato tanti anni nella mia vita in Italia e all'estero per amministrare aziende. Questo comune è la più grande azienda di questo paese. Non date le chiavi dell'amministrazione di questo comune a chi non ha mai amministrato nemmeno il proprio condominio. Perché non è facile amministrare un ente complesso come questo comune, non ci si può improvvisare dall'alto di una mancanza di esperienza e non è sufficiente nemmeno essere delle brave persone. Tutti i candidati, me compreso, spero che mi giudicate così, siamo delle brave persone, però non è sufficiente nemmeno questo aspetto per poter essere fiduciosi ad affidare le chiavi di un comune a una brava persona. Una brava persona deve avere un'esperienza dimostrata sul campo di cosa sa amministrare, di quale è il suo curriculum professionale. Altrimenti gli enti comunali, così come tutti gli altri enti pubblici, rimangono nel disastro che stiamo per ereditare da questa ultima gestione commissariale, e non cambierà mai nulla e ci piangeremo sempre addosso. Con tutto il rispetto degli altri due candidati, avete un'opportunità in Giovanni Marino, che ha una consolidata esperienza in gestione di enti complessi, che ha una consolidata esperienza di politiche sociali e anche di qualità di scelte di vita, perché bisogna anche aver avuto un curriculum e una concezione etica e trasparente della gestione, e io vi posso dimostrare, e penso che tutti voi, chi più e chi meno, sa cosa ho realizzato nella mia vita e con quali principi etici e morali l'ho fatto e lo sto continuando a gestire. Queste sono delle garanzie che non potete non tenere conto quando andrete a votare, senza pensare
che c'è il vostro vicino di casa e che non potete fare a meno. Non potete fare a meno di avere un comune finalmente libero e finalmente capace di rispondere ai vostri bisogni. Di questo non potete fare a meno, non di dare il voto al vicino di casa, al parente o alla persona che vi ha fatto un piacere. Magari quel piacere non era manco un piacere, se ci pensate bene, era anche un vostro diritto che ve lo hanno venduto come piacere. Perciò è importante che voi vi fate un'analisi molto coscienziosa di quando, prima di andare a depositare la vostra scheda. È l'atto più nobile della libertà che noi ci siamo conquistati dopo una lunga guerra che i nostri nonni, i nostri padri ci hanno lasciato, e non la possiamo lasciare cadere come una cosa tanto non fa niente, tanto non conta niente. La libertà è il bene più prezioso che abbiamo, e la capacità di avere i servizi e di avere enti che sanno rispondere ai bisogni della gente è quello di cui abbiamo disperatamente bisogno. Perciò non credo che potete dubitare della capacità e dell'esperienza comprovata di chi vi parla, e vi chiediamo un voto per poter andare ad amministrare questo paese. E vi facciamo un esempio di che cosa intendiamo come stile quando andiamo ad amministrare questo paese. Siamo sul corso Garibaldi, ancora non hanno completato di mettere nemmeno queste transenne. È un progetto monco, è nato un progetto monco, no, questo progetto del corso Garibaldi non, in effetti non è mai stato completato, è rimasto sempre un progetto a metà. I commissari prima di andare via non hanno saputo far altro che spendere le poche 4 lire che gli erano rimasti. Io non entro nel merito se è stata una buona o una cattiva scelta, però io mi domando, c'è stato un confronto con il territorio? Se io dovessi amministrare questo comune prima di fare qualsiasi scelta che riguarda il corso Garibaldi, convocherei e promuoverei molte riunioni, molti dibattiti con chi usufruisce di questa strada, con gli abitanti, con i commercianti, con gli esercenti di qualsiasi natura, affinché l'amministrazione possa apprendere da loro quale migliore soluzione si può realizzare per tutelare i propri interessi. Non è così semplice che uno si alza la mattina e decide di mettere una barriera o no. Un'altra cosa che vi posso dire, che mi sembra, spero che sia stata fatta con seguendo una certa logica e progettuale, qui ci sono i sensi unici, li hanno messi, li hanno cacciati, li hanno rimessi. Guardate che è semplice, due concetti semplici vi dico. Intanto dovete sapere che il minor traffico possibile è quello che prevede strade senza sensi unici. Quindi se non ci fossero, per assurdo, sensi unici in questo paese, il traffico diminuirebbe moltissimo. Certo, uno dice, però aumenterebbero gli intasamenti. E allora bisogna saper progettare la viabilità tra il non far aumentare il traffico inutile, perché se lei deve andare da questo posto in un altro è capace che è costretto a fare 500 metri, mentre se non ci fosse il senso unico passavi dall'altra parte. Però se fai 500 metri aumenti il traffico, però senza i sensi unici ci sarebbe l'intasamento. Allora questi sono concetti di viabilità che non può fare un'amministrazione, che non può fare, con tutto il rispetto, una gestione amministrativa di un ente. Lo deve fare uno studio approfondito di persone esperte che sanno di viabilità. Poi, come tutti i progetti che bisogna realizzare, si deve cominciare a guardare in faccia la disponibilità finanziaria per la realizzazione di quel progetto, e allora si può cominciare a dire: abbiamo i soldi per fare il primo step, fra un anno abbiamo i soldi per fare il secondo step, e così via fino a che quel progetto sia completato. Se no, altrimenti ognuno che arriva ci mette una pezza
e il risultato è l'indecenza di quello che stiamo vedendo qui sul Corso Garibaldi. Questa è la mia visione di gestione di un comune. Non è quella di chiudersi dentro una stanza e dall'alto decidere qui comando io e facciamo così. Il sindaco non comanda, il sindaco è un servitore della gente e ha l'obbligo morale e civile di ascoltare la gente prima di assumere qualsiasi decisione. Certo che però poi deve fare sintesi ovviamente, perché se mettiamo 100 persone a dire 100 cose magari poi si deve trovare una sintesi, e la responsabilità di un'amministrazione non è quella di decidere ma è quella di fare sintesi. Vi ho fatto questo esempio per farvi capire che noi non abbiamo né l'aspettativa, né la voglia, né il desiderio di andare a comandare, di esercitare un potere. Andiamo semplicemente a servire questo paese cercando di ascoltare quali sono i bisogni di questo paese, e quindi noi non amministreremo mai contro la gente, ma amministreremo sempre a favore della gente, perché qualsiasi atto amministrativo strategico è il risultato di un confronto con la gente. Questo è il nostro stile che adotteremo se andremo ad amministrare questo comune. È importante che voi abbiate fiducia, che voi abbiate contezza di questi principi, perché non tutti hanno, come si dice, la voglia di andare a servire questo paese probabilmente. Forse ci sono candidati che hanno più voglia di andare ad esercitare un potere. Noi non andremo ad esercitare nessun potere e non andremo nemmeno con l'aspettativa di guadagnare qualcosa per esercitare questo potere, perché io ho dichiarato in pubblico tante volte, l'ho scritto finanche nel mio programma, che se sarò eletto sindaco rinuncio da prima, da subito, all'indennità di carica di sindaco per destinarla ai servizi sociali di questo comune, che è la parte più debole, è la parte meno tutelata oggi nei bilanci comunali quasi di tutti i comuni. Bisogna cominciare così, bisogna dare l'esempio, educativo all'amministrazione, bisogna dare l'esempio educativo alla forza lavoro, alla parte amministrativa del comune, e così la gente è fiduciosa, così la gente non vive il comune come un ente ostile. Vive il comune come un ente di servizio. Sarebbe lungo che io vi raccontassi quello che abbiamo scritto nel programma per quanto riguarda i progetti più essenziali. È inutile che vi dico che noi amministreremo con legalità e con trasparenza, ma non amministreremo con legalità ora perché va di moda ora o perché siamo controllati ora. Noi abbiamo sempre osservato la legalità. Io sono cresciuto a pane e legalità nella mia famiglia e l'ho sempre esercitata da quando ero studente fino a quando sono andato a ricercare un lavoro, fino a quando ho realizzato una struttura residenziale per persone disabili, fino da 30 anni da quando opero nel volontariato sociale. Perciò non devo imparare ora il concetto della legalità perché va di moda o perché sono costretto a farlo, altrimenti rischio. Io non rischio niente, signori miei. Io sono una persona così come mi vedete, per l'esperienza che ho dietro le spalle, che molti di voi conoscono, e non devo sforzarmi a fare la persona trasparente, a rispettare le leggi. Io lo faccio sempre. Lo faccio anche quando era un optional rispettare le leggi. Io le ho rispettate fino anche quando ero studente universitario che mi ammazzavo sui libri per superare un esame, e molti amici, molte persone che magari conoscerete voi a centinaia superavano gli esami perché avevano un amico, perché avevano un sostegno. Tutti cercavano la scorciatoia. Io non ho cercato la scorciatoia nemmeno per trovarmi un posto di lavoro, me lo sono sempre sudato. Tutto quello che ho conquistato nella mia vita è il frutto del mio sudore. Non ho sposato il concetto della legalità oggi perché ho paura
della polizia, dei carabinieri che mi fanno le verifiche, della magistratura. Io ho sposato la legalità da quando ero bambino, ho sempre rispettato le leggi e sono stato sempre rispettoso degli altri, della giustizia sociale. Il mio lavoro di volontariato in 30 e passa anni in Italia, ricoprendo anche funzioni di grande responsabilità nel mondo del volontariato, di grandissima responsabilità del mondo del volontariato, sono testimonianza di questo mio stile di vita. Perciò non è difficile per voi, come si dice, fare il paro e il dispari rispetto agli altri competitors, sono dei bravi ragazzi, ma hanno la stessa esperienza, ma hanno la stessa comprovata stile di vita, ma si sono comportati sempre così, oppure hanno scritto nei loro programmi che loro rispetteranno la legalità perché adesso non puoi fare altrimenti, perché se no rischi. Noi non rispettiamo la legalità perché noi rischiamo, noi non rischiamo perché siamo nati così e il nostro stile è questo. Questo avevo da dirvi, vi ringrazio, inviterei chiunque di voi che volesse fare una domanda, invito chiunque di voi che volesse anche chiedere anche il perché di queste scelte, anche come si dice a contestare i nostri punti di vista. Noi siamo rispettosi di tutti e quindi se qualcheduno avesse qualcosa da dire, vi prego, siamo qui a rispondervi molto volentieri, molto educatamente, molto civilmente. Grazie. Chi c'è? Se no, nel frattempo che qualcuno si vuole, come si dice, convincere, che vuole fare qualche domanda, la nostra candidata Emanuela Lagana vi vuole dare un indirizzo di saluto. Buonasera, buonasera a tutti. Come ha annunciato il sindaco, io sono Emanuela Lagana e vorrei soltanto comunicarvi alcuni miei pensieri, proprio rispetto a quanto diceva il sindaco, il principio di legalità. Ci è stato molto contestato il fatto di non averlo inserito nel programma e già Giovanni l'ha detto chiaramente, per noi la legalità è insita nell'azione amministrativa, non esiste azione amministrativa che non sia improntata al principio di legalità perché così prevede la nostra Costituzione. Inoltre mi chiedo quanto è legale e quindi conforme al principio supremo di legalità l'atteggiamento di chi, pur di vincere queste elezioni, pur di amministrare un comune in condizioni economiche e finanziarie disastrose, ricorre ad ogni mezzo, ricorre alla diffamazione. Attenzione, la diffamazione è un reato. Chi si professa rispettoso della legalità non dovrebbe ricorrere a certi strumenti, perché certi strumenti appartengono ai delinquenti e la diffamazione a mezzo stampa è un reato. Intendiamoci, gli avversari si battono sul piano delle azioni pratiche, si battono sul piano politico, sul piano delle idee. Qualcun altro ci ha contestato di non essere abbastanza capaci, di avere delle persone che non hanno delle competenze adeguate. Intanto a priori io credo che nessuno sia competente in sé ad amministrare un ente pubblico, salvo che non lo abbia già fatto. Nel caso in cui lo abbia già fatto, mi viene da pensare che non lo abbia fatto molto bene, viste e considerate le condizioni in cui versa il Comune. Dall'altra parte penso, ci deve essere data possibilità, dobbiamo essere messi alla prova. E io riporto qui la mia esperienza personale, io sono laureata in giurisprudenza e attualmente dottoranda di ricerca in diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Mediterranea e un poco di legalità e di pubblica amministrazione ne capisco. Nonostante ciò, per me è un'esperienza nuova, è un'esperienza che mi ha fortemente messa in discussione. Ho deciso di provarci lo stesso perché voglio far qualcosa di buono, voglio farla per tutti. Però a priori io, ad oggi, non posso dirvi farò A, B e C, perché io non so quali sono le condizioni che io troverò se dovessi essere eletta. Quindi posso sicuramente dirvi che faremo tutto il possibile, tutto quello che noi legalmente riusciremo a fare con tutti gli strumenti che la legge
ci consente di adottare. Ma io non vi sto dicendo e non vi dirò mai che risolverò tutti i problemi. Risolverò sicuramente risolvibili a piccoli passi. Tra 5 anni, se noi amministreremo questo comune, sicuramente le condizioni saranno migliori. Ecco perché vi chiedo di darci una possibilità. Dateci la possibilità di dimostrarvi che al di là delle contestazioni di chi forse è nutrito da sentimenti di odio, di rancore, di inferiorità, noi possiamo veramente fare bene. Quindi pensateci, pensateci realmente, siate liberi, ma al tempo stesso partecipate. E quindi grazie di essere qui e grazie di avermi ascoltata. Spero che qualcuna delle mie colleghe voglia dirci qualcosa. Adesso abbiamo un'altra volontaria, Clementina, che vi vuole fare un semplice indirizzo di saluto. Volontaria veramente, perché ho fatto molto volontariato e tuttora lo faccio, quindi sono volontaria proprio per natura. Io sono Clementina Tripodi e ho scelto di candidarmi nella lista Marino perché penso che il sindaco abbia l'autorevolezza giusta per poter cambiare veramente le cose in questo comune. Non l'ho mai detto, ma sono stata anche chiamata dalle altre due liste a candidarmi con loro, però come vedete sono in questa. Di solito ho sempre fatto scelte buone e giuste nella mia vita e credo fermamente adesso, dopo questa campagna elettorale, che solo con un signore come Giovanni Marino potevo candidarmi e non con altri. Quindi un piccolo appunto sulla centrale a carbone. Io ci tengo tanto a dire che questa lista è contraria alla centrale a carbone e non è contraria da oggi, perché qui io personalmente ho collaborato e ho sempre, e nessuno può dire il contrario, ho sempre aderito a tutte le iniziative e mi dispiace che oggi si generalizzi, si attacchi continuamente questa lista rispetto alla centrale a carbone, dimenticandosi che molti di noi, non solo io, ma molti di noi, hanno sempre aderito alle iniziative del non carbone. E spero che a qualcuno venga un po' di memoria. Rispetto anche alla legalità, sempre io ho sempre aderito alle manifestazioni di certe associazioni. Ho aderito tanti anni fa, anche quando in alcuni comuni dell'entroterra non ci davano le piazze per fare le manifestazioni, quindi dovevamo spostarci, a differenza di chi si ricorda della legalità di certe associazioni solamente alle conferenze stampa. Quindi in questa lista, parlo per me ma sono sicura di parlare anche per altri, chi ha fatto legalità, chi è contro il carbone, c'è da tanto tempo e non si è ricordata adesso di dirlo. E credo che questa lista possa avere le carte in regola per amministrare il paese e mi congratulo con tutti i miei compagni di avventura per la correttezza con la quale stanno facendo campagna elettorale, senza sminuire gli altri, senza attaccarli, senza diffamarli. Penso che sia la strada giusta e vi esorto a continuare così, perché noi siamo così, altrimenti non potremmo stare con loro. Grazie. Grazie Clementina, volevo però fare una considerazione, no? Sugli attacchi che noi subiamo per la centrale a carbone. Certo, è anche prevedibile, è anche normale, è anche giusto che l'avversario politico ricerchi le debolezze della lista avversaria. E Clementina, se hanno trovato solo questo su di noi, vuol dire che siamo veramente bravi, vuol dire che non abbiamo scheletri nell'armadio. Se si sono inventati la scusa della centrale a carbone per attaccarci, noi non siamo sicuri se i nostri avversari hanno loro scheletri nell'armadio. Noi non vogliamo aprire il loro armadio per vendetta. Il nostro stile è quello di comunicare agli elettori chi siamo noi, cosa valiamo e cosa vogliamo fare se ci daranno il consenso elettorale per andare ad amministrare. Il giudizio sugli altri lo devono fare
per gioco forza gli elettori, loro sono il giudice supremo, non hanno bisogno che glielo ricordiamo, tutti conoscono tutti in questo paese e non è necessario che noi rispondiamo agli attacchi con altri attacchi. Se il nostro, vi ripeto, se il nostro scheletro dell'armadio è questo pretestuoso equivoco sulle centrali a carbone, li ringraziamo molto di questo attacco perché non hanno trovato altro che da dirci. Noi non stiamo alla ricerca dei loro scheletri e andiamo avanti per la nostra strada. Grazie a tutti e buonasera.